Ciao, sono qui sempre in Andalusia, ti contatto dalla spiaggia sulla quale sono venuta a meditare durante questa bellissima giornata di sole. Sembra di essere in primavera, mezzogiorno addirittura sembrava di essere in estate. Oggi ho un argomento per te molto particolare sulle intenzioni. Oggi mi è capitata una cosa molto particolare, ho sentito il bisogno di pulire il nuovo appartamento in cui risiedo qui in Andalusia. Sono 2 giorni che sono in questa casa e mi è venuto questo bisogno. Ti assicuro che non sono sicuramente una massaia e che non amo fare questo tipo di lavori. Ma che cosa è successo? Perché è successo questo? Perché era come se questa casa fosse distante da me, per quanto mi piaccia molto, infatti l'ho scelta, la sentivo distante, come se la mia energia non fosse in connessione con l'energia della casa. E quindi che cosa ho fatto? Ho fatto un'operazione molto semplice, ho fatto una pulizia di questa casa e ho dovuto farla io personalmente con l'intenzione proprio di fare in modo che l'energia della casa entrasse in connessione con me e io con l'energia della casa. Inoltre, pulendola, ho portato via l'energia delle persone che l'hanno abitata precedentemente e ho chiesto proprio alla casa di sintonizzarsi con l'energia che poteva essere utile per aiutarmi a manifestare i miei sogni e tutte le cose che sarebbe stato bene che io portassi avanti durante il mio soggiorno in questo appartamento. Ebbene, è una cosa che ti suggerisco di fare, oltre al fare sempre il più possibile le cose con un'intenzione, quindi qualsiasi cosa, come ti ho già detto nei video precedenti, se tu fai la doccia, falla con un'intenzione, se ti muovi, se cammini, fallo sempre con un'intenzione, così utilizzi al massimo livello il tuo tempo e in più ti alleni a stare nel presente. Ricordati che stare nel presente è il primo passo per l'illuminazione, anzi l'illuminazione è connessa allo stare nel presente. Inoltre questo ti può servire come suggerimento nel momento in cui dovessi cambiare casa, abitazione, anche semplicemente se dovessi andare per un periodo anche breve in un hotel in qualsiasi parte del mondo. Quindi ricordati di questo piccolo suggerimento e ti auguro di poter rimanere in ogni istante della tua vita consapevole, presente e di ascoltare sempre il tuo sentire, perché come è successo a me questa mattina quando sentivo questo bisogno di pulire, dicevo: non sono io, cosa succede? Sono posseduta? Ebbene, c'era un motivo, mi sono ascoltata un attimo e ho compreso il perché di questo bisogno. Quindi ricordati sempre, ascoltati, stai nel presente e fai sempre le cose con un'intenzione. Ciao, buonissima giornata!